Di certo è stato determinante l'avvicinarsi delle elezioni regionali previste per il novembre prossimo. Sta di fatto che l'addio alla giunta da parte dei centristi di Giampiero D'Alia non arriva dal nulla, anzi è l'atto finale di una serie di contrasti interni alla maggioranza andati avanti per diverso tempo. L'ultimo caso era stato quello dell'assessore alle infrastrutture Giovanni Pistorio, le cui intercettazioni nell'inchiesta sulle tangenti nel settore marittimo avevano aperto uno scontro politico con il presidente della regione. Prima Pistorio che alludeva a interessi sentimentali di Crocetta per prorogare i collegamenti con Filicudi, poi contatti con Salvatore Cuffaro che, sempre Crocetta, gli rimproverava di voler tenere nascosti, oltre che con quelli di esponenti esterni alla maggioranza di governo. Tutto questo aveva portato alle richieste di dimissioni da parte del presidente della regione e per tutta risposta Pistorio era invece rimasto al suo posto. Alla fine a Catania i centristi per l'Europa hanno deciso di ritirare dalla giunta i propri assessori, oltre allo stesso Pistorio anche Carmenzita Mangano che da pochi mesi detiene la delega alle politiche sociali. Giampiero D'Alia però assicura che il caso Pistorio non c'entra e la questione è tutta legata alle prossime elezioni regionali. Poiché riteniamo che Crocetta non ci potrà guidare, è corretto non stare in un governo presieduto da chi non sarà il nostro candidato a presidente della regione, dice D'Alia, che poi si augura che gli alleati facciano lo stesso tipo di riflessione per lavorare una nuova prospettiva per le regionali. Prospettiva che in casa del centrosinistra è quella della candidatura di Pietro Grasso, figura intorno al quale le forze politiche siciliane si stanno concentrando. Anche Alternativa Popolare, dopo i centristi per l'Europa, ha deciso di uscire dal governo. Ad annunciarlo a Lanza il coordinatore regionale del partito, il sottosegretario Giuseppe Castiglione, che annuncia ufficializzerà domani la decisione alla quale faranno seguito le dimissioni dell'assessore tecnico in giunta Carlo Vermiglio con delega ai beni culturali. Il nostro ingresso al governo della regione siciliana, spiega Castiglione, è avvenuto da poco e puntava a realizzare una stagione di riforme per l'isola, una stagione che non si è mai aperta.